Al Colangelo di Penne va in scena la quinta giornata del campionato di eccellenza. La formazione di Odice ospita il Montesilvano, squadra imbottita di fuori quota che arriva da 6 punti in 3 giorni. L'obiettivo dei biancorossi è superare la batosta di Capistrello e ottenere punti importanti per la classifica. Fischia a Matangelo di Sulmona. La cronaca, gli ospiti partono bene, Vedovato in proiezione offensiva mette al centro un cross insidioso che nessun attaccante riesce a spingere in rete. I padroni di casa si fanno vedere da palla inattiva guadagnata da un ispirato Cellucci. Calciatore pennella per Pastafiglia che da buona posizione spedisce alto di testa. Di Primio prova la giocata per sorprendere la retroguardia del Penne, da Dazio si rifugia in corner sfiorando l'autogol. Dall'altra parte il primo tiro in porta della sfida arriva alla mezz'ora e porta la firma di Cacciatore. Ubertini risponde presente. Ultima azione degna di nota nasce però da un fallo fischiato a Cellucci che a tu per tu con Ubertini non inquadra il bersaglio grosso. Nella ripresa sprint dei biancorossi, guerra a pennella per Cellucci che di testa chiama Ubertini ad un super intervento. Dopo un'azione insistita, Besim Maloku va giù in area per Amatangelo e calcio di rigore dal dischetto Maiorani. È glaciale e batte l'ex D'Amico per la firma dell'1-0, secondo centro in campionato per il capitano verde oro. 3 giri di lancette dopo Cellucci è tra i più pericolosi dei suoi e ci prova da fuori. Ubertini blocca a terra. Cacciatore prova a scuotere il Penne su calcio di punizione ma la sfera non inquadra lo specchio. Guerra e Vedovato vanno a contatto, il direttore di gara lascia giocare. Successivamente il fischietto allontana un componente della panchina del Penne per proteste. Al 33esimo episodio da vedere e rivedere. Ubertini calcola male la traiettoria di un rilancio difensivo e recupera il pallone nei pressi della linea. Per l'arbitro la sfera non è entrata ma la decisione scatena le proteste della panchina locale e Di Fazio viene espulso per proteste. Il Montesilvano si schiaccia per proteggere il risultato. All'ultimo respiro Silvestri prova la bordata da fuori e sfiora l'incrocio dei pali. Dopo 7 minuti di recupero un Penne orgoglioso cede il passo al Montesilvano che può incamerare la terza vittoria consecutiva. Sì, bottino pieno, tanta gioia, tanta contentezza, soprattutto per il fatto che sapevamo di incontrare una squadra ferita che veniva dalla sconfitta di Capistrello e una squadra che secondo me delle prime 5 partite è la più forte che ho incontrato. Non ti dico a livello dell'Aquila, ma quasi, anche perché i giocatori che avevano in mezzo al campo sono veramente giocatori di valore e quindi questo rafforza ulteriormente la prova dei ragazzi. Quando hai capito che avresti potuto vincere questa partita? Nel primo tempo siete stati molto bravi a far girare il pallone, nella ripresa dopo il gol invece vi siete abbassati troppo pericolosamente forse. Allora, il primo tempo, ad essere onesto, penso che abbiamo giocato solo noi a livello di possesso palla, perché occasioni non ne abbiamo avute né noi né loro. Per quanto riguarda il secondo tempo, una volta che abbiamo fatto gol, giustamente siamo una squadra giovane, inesperta rispetto a loro che avevano comunque dei grandi giocatori in mezzo al campo, e viene da sé che ci siamo tirati un pochettino dietro, fermo restando che Ubertini mi risulta abbia fatto solo una parata. Sì, hai detto bene, il primo tempo è equilibrato, anche se pure noi il primo tempo qualcosa forse in più abbiamo fatto, però nel secondo tempo siamo partiti bene, forse proprio nel momento migliore nostro abbiamo subito il rigore, sinceramente da rivedere, e chiaramente la squadra si è un po' innervosita, però abbiamo cercato di pareggiarla la partita e abbiamo avuto qualche occasione, ma non ci siamo riusciti. A livello di nervi si aspettava una prestazione del genere dopo la sconfitta di Capistrello? Secondo te la sua squadra ha reagito? Sì, forse un po' di più nel secondo tempo, all'inizio. Nel primo tempo siamo entrati un po' contratti, forse con la paura, però poi piano piano siamo sciolti e nel secondo tempo siamo ripartiti meglio, abbiamo aggrediti, abbiamo creato subito qualche palla gol. Poi ripeto, l'episodio del rigore ci ha un po' tagliato le gambe, anche se poi abbiamo provato a riattrezzare la partita, però è chiaro che subire un rigore del genere fa male, quindi purtroppo capita tutte le domeniche. Io non è la lamentela, perché non mi piace starmi a lamentare degli arbitri, perché purtroppo gli episodi a volte ti condannano il bene e il male, però credo quella di oggi, tutto rispetto, al di là del risultato, ma male male, male male.